Succede che la ditta dove lavoravo chiude, nel senso una lenta e costante crisi ha portato la ditta a chiudere 2 anni fa. Non è stata una cosa inaspettata, nel senso che la perdita di fatturato era continua, quindi si era capito che alla fine non ce l'avrebbero fatta. Per me la formazione rappresenta il fulcro centrale della realtà industriale moderna. E proprio grazie a un corso di formazione di operatore informatico sono riuscita ad entrare in una grande azienda quale Lansaldo Breda. Un'azienda competitiva non è quella che sta al passo coi tempi, ma quella che sta un passo avanti. Rewind è un'azione di sviluppo organizzativo che è basato molto sulla leva motivazionale dei colleghi dell'organizzazione della FIM, atteso dal primo momento all'aumento della sensibilità e di attenzione verso la qualità del capitale umano, all'aumento di consapevolezza e del senso di responsabilità nello svolgere il ruolo di sindacalista in questo tema e soprattutto aumento del ruolo di coprotagonista del sindacalista per contrastare gli effetti negativi che si possono avere sull'occupazione e evitando anche l'accentuarsi di diseguaglianze. Aiutiamo i nostri colleghi a capire di che formazione hanno bisogno per poi poterla chiedere all'azienda. Non è facile perché, ad esempio, se vai a parlare con i tuoi colleghi di aumenti salariali, il collega ti viene dietro. Se gli vai a parlare di formazione, il collega un po' storta gli occhi e dice: oddio, cosa sta dicendo questa? Considerando che alcune aziende sono molto virtuose, come quella in cui lavoro io, e altre invece considerano la formazione come una perdita di tempo. E il ruolo del delegato è proprio quello di agire nei confronti dell'azienda per far capire quali sono le fonti di finanziamento che possono agevolare la formazione interna dei propri dipendenti. Noi dobbiamo innamorarci del tema e per poterci innamorare del tema bisogna mostrare passione ed dedizione. Nel momento in cui c'è la passione i lavoratori se ne accorgono. Riusciremo a trascinare con noi altri colleghi. Sono entrata a contatto poi con la formazione in azienda anche perché mi è stata data l'opportunità di entrare a far parte di un'accademia aziendale, che non è una cosa così scontata, non credo che ce ne siano molte in giro, cioè un gruppo di persone all'interno dell'azienda che mettono a disposizione le proprie competenze perché aumentino le competenze anche dei colleghi. Circa 140 sessioni formative o seminariali in cui abbiamo incontrato e formato operatori, segretari, lavoratori, delegati RSU o RSA. Circa 3.500 sono gli iscritti ai delegati formati e almeno 400 gli operatori e segretari in tutto il territorio nazionale. Non abbiamo trascurato alcun territorio. La FIM si è dotata ormai da qualche anno di una architettura ben consolidata, ben definita, con 21 referenti regionali per la formazione professionale, circa 100 referenti territoriali. Per aiutare la costituzione di un catalogo formativo che sia in linea con il piano industriale dell'azienda, perché una formazione utile è quella che risponde anche alle esigenze innovative dell'azienda, non solo al fabbisogno di crescita dei lavoratori. Le persone non sono abituate, secondo me, a sentirsi chiedere di che formazione hanno bisogno, perché normalmente la formazione fatta nelle aziende arriva dall'alto e solo per qualcuno, o sicuramente non per tutti, ecco. Invece chiedere a tutti di che formazione hanno bisogno è sicuramente importante. Attraverso Rewind ho avuto l'opportunità di partecipare ad un progetto europeo, il progetto Sacados. Partecipano al progetto la Germania, l'Italia, la Francia, la Romania e la Lettonia. Il sindacato europeo stava realizzando un progetto, noi abbiamo fatto presente loro che il progetto in realtà l'avevamo già fatto. Quindi il lavoro che la FIM ha fatto attraverso la mia persona è stato preso come riferimento europeo. Serve che alle persone vengano dati degli spunti su che tipo di formazione possono aver bisogno, perché se io ti chiedo di che formazione hai bisogno per il tuo lavoro,
non essendo abituato a pensarci e essendo abituato a lavorare, non ti viene in mente subito. Invece l'aiuto che può dare un delegato sindacale, che nel mio caso ha fatto anche l'azienda, è quello di dirti: ma potresti aver bisogno, e presentare una serie di possibilità. Io parlo a livello quello che può succedere per un operaio: fare lo stesso lavoro per 40 anni di fila e non aggiornare il proprio cervello, ecco, tra parentesi, è dura. Secondo me fare lo stesso lavoro per 40 anni però tenere anche il cervello allenato fa la differenza. Possiamo dire che la formazione è un fattore strategico di successo per la nostra impresa. Il nostro unico asset di fatto è rappresentato dalle nostre risorse umane. Noi non abbiamo impianti, il valore aggiunto sono le nostre persone. Senza le nostre persone questa azienda di fatto è costituita da 400 computer ronzanti. Un delegato che abbia anche buone relazioni sindacali con l'azienda, credo, e per cui anche insieme all'azienda sa valutare di cosa può aver bisogno una persona per migliorare il proprio lavoro. Il lavoratore attraverso la formazione avrà più strumenti sia per ricollocarsi e sia per crescere all'interno dell'azienda. Ho siglato questi accordi per 445 dipendenti, però nella mia sede sono circa 70 lavoratori. Io ho dialogato con ognuno di loro, ho impiegato dei mesi, però il risultato l'abbiamo ottenuto. La formazione serve veramente a migliorare il modo di lavorare delle persone, no? Che si sentono anche più coinvolte in quello che stanno facendo e lavorano sicuramente meglio. Il contratto dei metalmeccanici è stato molto importante per la conquista del diritto soggettivo alla formazione. È un diritto universale per tutti i lavoratori e per noi il diritto al futuro. La possibilità di essere sempre al passo con i tempi, di non temere il futuro e di poter essere continuamente aggiornati rispetto a quelle che sono le professionalità emergenti dalla grande trasformazione dell'industria e del lavoro. È la rivoluzione. Cioè, fino a qualche anno fa si parlava di formazione solo in caso di crisi aziendali, per cui le persone si trovano un po' costrette a frequentare quei corsi perché per crisi si trovano fuori dalla fabbrica. Serve avere a cuore il bene delle persone, no? Di tutti. È un'opportunità per migliorare se stessi.